stato detto anche durante la conferenza l'importanza dei giovani, di parlare ai giovani, dei comportamenti dei giovani. Assistiamo a un fenomeno per cui diversi giovani europei hanno deciso di andare a combattere con l'ISIS. Qual è il suo punto di vista su questo argomento? Allora, innanzitutto c'è da dire che la guerra viene fatta dagli adulti, e gli adulti strumentalizzano i giovani. Allora, spesso i giovani oggi, in particolar modo in Europa, ma non solo, ma comunque parlando di giovani che partono e lasciano le periferie europee per andare a combattere, vivono condizioni, diciamo, esistenziali molto difficili, quindi sono alla ricerca di un'identità. E purtroppo trovano, trovano delle risposte sbagliate nell'aderire a questi tipi di movimenti. E certamente le motivazioni poi sono tante, oltre al fatto della ricerca esistenziale, alle condizioni sociali, alle caratteristiche anche delle persone, per cui la questione diventa molto più complicata per quanto riguarda, insomma, l'adesione di giovani a questo tipo di movimenti, che di fatto in qualche modo garantiscano un certo riconoscimento, danno un ruolo a persone che magari, come dicevo prima, vivono problematiche esistenziali, sono ai margini delle società in cui vivono, sono magari anche hanno perso le speranze di avere un riconoscimento nelle società in cui vivono. Quindi le motivazioni non sono religiose, anche perché ormai è saputo che buona parte di questi ragazzi qua non ha neanche un'educazione o percorsi religiosi significativi. Grazie. Prego. Grazie a voi.